Siamo con Giacomo Matiz, insomma, la nuova stagione, non diciamo che sta per iniziare, però insomma, ormai siamo ben avviati. Allora Giacomo, come ti stai preparando per questo nuovo appuntamento di quella che vediamo se sarà la tua penultima stagione alle freestyle? Esatto, vediamo se sarà la penultima, perché comunque ho già cominciato, sono appena rientrato da un mese in Australia, dove ho fatto allenamenti, primi allenamenti sulla neve. Adesso sono un po' a casa, a riposo, e poi dalla prossima settimana ci spostiamo di nuovo in Svizzera, a Zermatt, per poter fare allenamento, e poi aspettiamo la Finlandia per poi cominciare a fare le gare e l'inizio della stagione. Quando saranno le prime gare, Giacomo? Sono l'11 dicembre in Finlandia, poi il 22 di dicembre una in Austria, qua vicino, e speriamo di far bene in queste gare per poi durante la stagione migliorare sempre i piazzamenti e arrivare ai mondiali della Norvegia in forma. Anche per dedicare qualche risultato a chi non c'è più, magari, no? Esatto, quello è il pensiero fisso, perché la trasferta che ho fatto in Australia all'inizio è stata veramente dura, perché sono partito proprio poco tempo dopo che era successo il fatto, è stata veramente dura, però poi bisogna pensare che lui voleva questo e sicuramente il mio risultato migliore, spero di ripeterlo a lui. Ovviamente ci riferiamo alla tragica scomparsa di Giacomo Leoventhal. All'inizio di questo nostro racconto ho parlato di quella che potrebbe essere la tua penultima stagione, nel senso che vuoi arrivare a Sochi, e quello è il loro obiettivo finale, o ci devi ancora pensare? No, quello è l'obiettivo finale. Devo andare a Sochi perché ormai non ne posso più. Speriamo, adesso sono veramente bene con le qualifiche, mi sento veramente bene, l'obiettivo è veramente alla portata, speriamo in questi 2 anni che non mi succedano infortuni come è successo fino adesso, e di fare veramente un bel risultato per soddisfazione mia personale e di tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni. Poi da Sochi in poi vediamo.